Senti, questa mattina sono un po' in ritardo a cucinare, ho fatto delle commissioni e ho fatto un po' tardi, infatti è mezzogiorno e è un video un po' improvvisato e voglio preparare insieme a voi un rotolo di frittata farcito. Ora andiamo a vedere cosa combino. Allora, in un contenitore metto 6 uova, poi aggiungo un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di curcuma, 50 g di parmigiano, poi un po' di prezzemolo e aglio, io utilizzo questo sul gelato, però voi potete utilizzare anche quello fresco, aglio poco. Ho bollito una patata piccola e un po' di zucca e ora vado a schiacciarla, ma voi potete mettere una qualsiasi verdura, tipo spinaci o dei fagiolini, insomma una verdura che più vi piace. Ora, prima di aggiungere le patate e la zucca, vado a mescolare bene l'uovo. Ora aggiungo la patata e la zucca e mescolo bene. Poi, in una teglia rettangolare 25x40 è la mia, aggiungo un po' di olio, se volete, se no non è neanche necessario, un goccetto di olio. E poi verso le uova. Ora in forno a 200 gradi per 15-20 minuti. Intanto ho sistemato 100 g di bresaola in un piatto, ma voi potete utilizzare anche del salame o del prosciutto. E poi ora taglio a fettine molto sottili una scamorza, questa è di 300 g. La frittata dopo 20 minuti di cottura. Ora che è ancora calda, la tolgo dalla teglia . La stacco leggermente dalla carta senza romperla e ricopro la frittata con la bresaola e poi dopo con la scamorza. Ora vado ad arrotolarla. Molto stretta. Mi aiuto con la carta. Goccia. Tengo bene e una volta arrotolata chiudo tutto nella carta stessa.
sempre molto stretta. Lo lascio così almeno mezz'ora e poi si può tagliare a fette. Buonissimo anche da mangiare il giorno dopo. Ecco qui. Ecco qui il rotolo di frittata farcito. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, che il video vi sia stato utile. E se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao!